Nella splendida cornice del fiume Velino, al via la 46esima edizione della Festa del Sole. Rieti torna ad essere l'Umbelicus Italiae, tra passato e innovazione, folklore, sport e storia. Come da tradizione, la benedizione del parroco introduce la manifestazione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su tutti voi e con voi rimanga sempre. Grazie. 10 rioni che si sfideranno una gara dopo l'altra per conquistare l'ambito gonfalone dipinto dall'artista Sara Buccioni ed aggiudicarsi così il palio della Tinozza. Tanti gli atleti che dopo mesi e mesi di duro allenamento ce la metteranno tutta per vincere le 4 gare previste: pertica, bicicletta, barca e Tinozza. Tutto questo è la Festa del Sole 2014. Ha visto vittorioso il rione di Porta Ringo. Dov'è? Primo posto Porta Romana con 29 punti. Al sesto San Nicola. Settimo con i Fumogeni, Villa Reatina. Molto organizzati. Al nono posto Porta Cinzia. E poi quest'anno c'è il ritorno del rione Borgo. Udite, come vedi le prime due parole sono in italiano. Udite, sentetemi, uomini e femmine, etti e ioenotti, propretere e serette, e animati. Gente di Arapa e dell'Umunno, voglio annunciare la festa con tutti i rioni che è attorno. L'anni sono passati e se ti ore saremo ancora d'ecco con la festa dell'Usole. L'upalio che si egge, s'atta pagola di nozza, atta camminare entro a fiume, ma no per le altre la cozza. Salmoe con la forza e coloremo, e ognuno pensa siamo più forti e vinceremo. Li meglio partasci te riede, lasciano perde tutto, anche temete. Pau a fiume, se corcano entro alle piogge, mezzi nuati e se vuano e cercano tegge. Sono l'emblema di tutti i quartieri, il di temo e il di ieri. Remano con le mani, con i piedi, e ognuno porta i colori sei. Porta Cinzia, Quattro Strai e Luburgo, li stanno poi mette tutti a sorgo. Porta Romana, San Nicola e Molino della Sarge pure, dice che li stanno poi fa le lure. Campo Lognano, Porta Arci e Casette, e Case San Benedito, ha un smesso terrepaludito. Micioccoli e Piazza Devere, c'è Segnerio e Ticio che è poi Raci, e stanno mannerao tutti per stracci. Chiesa Noa e Casette si sa svegliare e all'Andre Ticio, pure noi siamo ariali. E lo che noi scorre di nessuno è Portaconga, li guarda e pensa a tutti che la bonna. Ci riapro a Tano, pure d'Architto, ma San Francesco rie zitto zitto. Però non vi preoccupate, lo fa per spassarsi e fa quel co, dato che dice che riede, dormiamo un po'. Veneteci a vederli, ancora gialli, pelli che perdo ci ho lasciato per epigliarli. Pure i foresteri ci ha ubriato gusto, arriano puntuali al momento giusto. Ci provano pure issi, a dirgli per fiume, ma tanto lo sapevo come va a finire. Però la cosa bella e più pulita è la voglia di spassarsi in questa vita, la voglia di mischiare tanti colori, di scordarsi per pochitto gli olori e di stare insieme in questa bella riede nostra, con la festa dell'Usole sempre tosta. E un applauso a tutti gli atleti! Come di consueto, a dar via alla competizione è la gara della pertica, dove destrezza, abilità ed equilibrio sono gli ingredienti fondamentali per conquistare il primo posto. Ci devono giocarsi questo primo turno San Francesco e San Nicola. Allora, San Francesco lo vediamo con la maglia gialla. Il rione di San Francesco è rappresentato da Gianluigi Grassini.
33 anni, 70 kg per 1 metro e 80 di altezza. Ha partecipato una sola volta a questa manifestazione, e anche per l'altro contendente, che è il contendente di San Nicola, è la prima volta. Ed abbiamo Giorgio Giannecchini, 39 anni, detto l'oste, 96 kg per 1,90 m. Anche lui è per la prima volta, lui viene a suo tempo dall'atletica, salto in alto per lui, 2 metri era il suo personale. Eccoli qua, i due contendenti per San Francesco e San Nicola. Le prime schermaglie, vi ricordo che si può colpire l'avversario solo sul tronco. Ed è San Nicola con Giorgio Giannecchini, detto l'oste, che va a vincere. Allora, andiamo a vedere per Borgo Nicola Fenici, detto Cico, 21 anni, 70 kg per 1,80. È la prima volta anche per lui sulla pertica. Per Porta Romana abbiamo invece l'icona della pertica, Riccardo Francucci, che infatti ha buttato subito giù il suo avversario. L'icona della pertica, 41 anni, 95 kg per 1,85, la prima volta ha gareggiato, pensate, a 16 anni. Attenzione, perché adesso è la volta di Campo Lognano contro San Nicola. Allora, San Nicola abbiamo già parlato, è Giorgio Giannecchini che ha vinto già il primo turno, ma adesso, signori e signori, se la dovrà vedere con il re della pertica, perché è colui che ha la corona del Perticaro number one, è il vincitore del 2013, Daniele Mariantoni per Campo Lognano, detto Lele Topazio, 32 anni, 85 kg per 1,88, è la sua quinta partecipazione. Ha vinto anche nel 2008, è istruttore di arti marziali, e qui potremo vedere le due tecniche diverse. Qui ci sono due scuole, diciamo, quelle del perticaro pesante e quello del perticaro più dinamico. E per Mariantoni sicuramente più dinamico, e va subito a buttare giù Giorgio Giannecchini. Quindi Eugenio Morzani contro Elio Zannetti, esperienza contro giovinezza. Vedete che Eugenio Morzani è proprio in posizione statica alla ricerca del massimo equilibrio, baricentro molto basso. Elio Zannetti sembra che stia infornando una pizza. Non vorrei farlo ridere, magari distrarlo. Eccolo qua Elio, che l'altro anno, lo ricordiamo, è arrivato quarto, quindi è un perticaro doc, sta studiando l'avversario per cercare il colpo. Ma vedete, Morzani, rimanendo così basso, offre davvero poco spazio alle parti di corpo che possono essere colpite, perché vi ricordo che la testa non può essere colpita, e dal bacino in giù non possono ricevere colpi gli atleti sulla pertica. Quindi rimane solo il tronco. Se il tronco rimane così basso, è davvero difficile poter trovare un punto per sospingere l'avversario in acqua. Loro sono Eugenio Morzani ed Elio Zannetti in fase di studio. In pratica Morzani sta attendendo l'iniziativa di Zannetti. Ecco che adesso Morzani cerca l'attacco, ed è Morzani che tocca l'acqua per primo. Per Villariatina purtroppo non abbiamo l'omone Mirko Orfei, ma abbiamo un altro grande perticaro, Giuseppe Carotti, detto Tacchio, 23 anni, 80 kg per 1,82, rebista. Dall'altra parte abbiamo per Casette abbiamo Alessandro Gunnella, detto Piricozzo. Qual è? Cristian Dante. È cambiato Cristian Dante per Casette. Villariatina sulla vostra sinistra in scuro. Fermi. C'è qualche irregolarità segnalata dal giudice. Quindi vi ricordo Cristian Dante per Villariatina.
No, per chi Villa? Per Casette, Cristian Dante e Giuseppe Carotti per Villa Ariadina. Qual è? Allora, Villa Ariadina è questo. Villa Ariadina in blu, Casette in arancio, ancora in bilico e va giù. Signore e signori, siamo di fronte alla finale. Per Campolognano, Daniele Mariantoni. Per Porta Romana, Riccardo Francucci. Do ancora le caratteristiche fisiche. 95 kg per Francucci su, con 1,85 di statura. E per Campolognano, di contro, anche qui 85 kg contro 1,88. Solo due che su per giù sono di uguale misura! E questa volta Porta Romana sconfigge il detentore dello scettro della Pertiga. Centinaia reatini che si sono riversati sulle sponde del fiume Velino, in uno degli eventi folcloristici più attesi di tutto il centro Italia. Tante le istituzioni che hanno preso parte all'evento, presente anche una delegazione della cittadina normanna di Saint-Pierre-les-Elbeufs, gemellata con Rieti, e molti politici locali, tra cui il sindaco di Rieti, Simone Petrangeli. Carissimo saluto a tutti i presenti, il grande bocca al lupo agli atleti che si stanno confrontando e si confronteranno fino al mitico Palio della Dinossa, che è la gara che ha dato in qualche modo il nome a questo splendido palio, che è l'unico palio che si svolge interamente sull'acqua, una caratteristica che abbiamo solo noi, quindi la festa del sole è bella e conosciuta in tutta Italia anche per questo motivo. Anche oggi grandissima partecipazione, migliaia di persone sulle sponde del fiume, sulle sponde del nostro bene più prezioso, il fiume Velino, che è davvero un patrimonio di tutta la città e di tutto il territorio. Tutti uniti nel pensiero di Paolone, io credo che sia giusto dedicare questa edizione ma anche le prossime a Paolo, che è stato un grande protagonista della Festa del Sole in tantissimi anni, quindi il mio ricordo, il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutti i ragazzi che insomma, in questi giorni stanno pensando a lui e stanno facendo le gare anche in suo onore e nel suo ricordo. È il turno della gara delle biciclette, forza e concentrazione per risalire la corrente del fiume Velino. Porta Arringo, Campolognano, Casette, San Nicola, ed ecco Porta Arringo con Mirko Nardo, detto il Puma! Dietro di lui Campolognano, ve l'avevo detto, ci sarebbe stato il duello tra questi due grandi, Mirko Nardo e Alessandro Rosa, detto Rosetta. Terzo posto per Porta Romana con Enrico Santini, quarto posto per San Nicola. Eccolo qua il duello che andremo a seguire, dovranno arrivare alla boa, costa 70 metri. E adesso c'è la fase controcorrente, che è la fase più difficile ovviamente ed è lunga ancora. L'arrivo è qui dove siamo noi con il nostro ombrellone, quindi ancora tutto da decidere. Si sta arrivando verso la sede, primo ancora Campolognano, c'è tempo per lo sprint finale, vi togliete, non prende, toglietevi per lo sprint finale, ma Campolognano con Rosa, con Alessandro Rosa, detto Rosetta, ed è Campolognano con Rosetta al suo esordio che va a vincere. È la volta delle barche, 20 gli atleti che sfileranno davanti al pubblico reatino. E Porta Arringo, eccoli qua i due equipaggi, appoggiati i tre equipaggi. Campolognano con il 4, Porta Arringo con l'1. In mezzo, Larghetto, i piani di Poggio Fidoni, mamma mia che lotta! Ed ora la tanto attesa gara delle tinozze, la competizione clou che determinerà il vincitore della 46esima edizione della Festa del Sole.
Attenzione, ecco il Baso, Francesco Baso, dietro di lui Chirichella con il numero 5 e poi il detentore del titolo, Roberto Miccioni per San Nicola. Il Baso guida questo gruppo, dà uno sguardo indietro, sceglie la corrente, è importantissimo poter girare intorno alla boa senza avere nessuno tra le scatole, sorride il Baso, è un ghigno o è una risata, non si sa. Eccolo qua, Campolodiano sta mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. Grande prova di forza da parte di Francesco Baseghi, il super dinozzaro, l'erede di Tarzan, il campione ritorna ancora. E non lo aveva fatto entrare in gara. Quest'anno il re è tornato e tutto il velino applaude Francesco Baseghi. E porta la vittoria Campolodiano. Tutti coloro che sono nell'organizzazione della Festa del Sole, prima tra tutti Renato Buccioni, Marcello Moroni, Giulia Moroni, Paolo Petrucci, Adonella Scopigno, Rosita Liberali, Pucci Moracciolo, Francesca Capobianco per la direzione tecnica di Augusto Dorazzi e delle sue figlie che sono state con noi tantissimi giorni. La classifica è la seguente: al decimo posto San Francesco con 10 punti, nono Borgo 11 punti, ottavo San Nicola 22 punti, settimo Villa Reatina in compagnia di Porto Cinzia con 24 punti, però Porto Cinzia è sesta evidentemente in base ai risultati, alla Tinozza, in base ai risultati della Tinozza. Quinta Casette con 29 punti, quarta Larghetto di Piani di Poggiofidoni con 29 punti, si va sul podio, questa sera le premiazioni, al terzo posto con 33 punti porta Ringo, secondo posto con 44 punti porta Romana e vince il pallone 2014 per il Palio della Tinozza con 47 punti, non me lo ricordo, Campolodiano! Competizione, amore per i propri colori e per la propria città, questa è la Festa del Sole, appuntamento al prossimo anno per riscoprire la gioia dello stare insieme.